Raschi ora con la palla in mano per Massimiliano Ferrara, ancora Raschi, il gioco a due e arrivano subito con lo spettacolo i primi due punti per i Tigers Cesena, i primi due punti del match. Raschi in angolo, prova a pescare Emanuele Trapani. Raro quindi De Fabritis, ancora Raschi, si prende la tripla, arriva la seconda bomba consecutiva per i Tigers Cesena. Attenzione, la finta di tiro dall'arco di De Fabritis, si arriva da Trapani, 3 secondi per la conclusione, Emanuele Trapani, però sempre in punta però, e va a recuperare palla Antonio De Fabritis, che può perorare ad andare fino in fondo, poi scarica per Andrea Raschi, che sapientemente osserva il posizionamento dei compagni e l'assist per Massimiliano Ferraro. Alla fine la recupera Matteo Battisti, che può premere sull'acceleratore per Emanuele Trapani, vuole andare di corsa da fronte di Costi Lorenzo, il rimorchio spettacolare di Francesco Papa. Ferraro di Matteo Battisti, ancora Battisti a gestire la palla, attenzione, 2 secondi per chiudere l'azione, Matteo Battisti. Fabritis in qualche modo riesce a servire Andrea Raschi, che arriva sotto con l'assist per Michael Sacchettini. Per Andrea Raschi, 11 secondi per la conclusione, Michael Sacchettini, 33-29. Visti movimento di Sacchettini, quindi il blocco di Sacchettini per il pick and roll. C'è anche il fallo lì però, Sacchettini. Vediamo la prestazione di Raschi, raddoppio, lo scarico per Michael Sacchettini. 42-35, mani dappertutto per i Tigers, che la vanno a recuperare Antonio De Fabritis, può lanciare Matteo Battisti, a ripostare il gioco, si prende il blocco di Papa, anzi no, in accelerazione chirurgico Battisti, poche canestro fatto, chirurgico e lucido Matteo Battisti nella sua regia, e poi a trovare questa conclusione. Battisti, on fire Matteo Battisti, la tripla ignorante, 49-40. Papa per poco, Battisti non pensato alla tripla, Matteo Battisti. David Berkis, allora il contropiede con Di Prampero, c'è lo sfalo di sfondamento, grande Battisti, c'è lo sfalo di sfondamento, grandissimo Matteo Battisti, 57-44, la recuperano di nuovo i Tigers. Battisti sta facendo i coperchi e le pentole, i raschi sono canestri che tagliano le gambe, guarda Trapani, la recuperata di Trapani, avanti Emanuele Trapani, Tigers azzannano il mess a 7 minuti dalla fine. Buca dal pitturato a riconquistare la palla per i Tigers, poi vuole arrivare fino in fondo, lo scarico per De Fabritis, 5 secondi, oh, Antonio De Fabritis, guarda Ferraro, gioca senza più schemi Daniello, e ovviamente giovane in campo con il 17 fa il suo esordio nel match, il giovanissimo Francesco Poggi, il palleggiare il passivo. Poggi, attenzione, lavora sotto canestro. Primi due punti! Poggi! I primi due punti in campionato per Francesco Poggi, più 20 Tigers. Applausi per da Cesena, perché è pronto a salire sul parquet anche Filippo Rossi. Cesenate anche lui. Palla ora gestita da Puntolini, che prova ad entrare in palleggio. Papa, si palla lui a servire Rossi, che si muove in palleggio sul raddoppio, si va a prendere il fallo, e attenzione, la possibilità di poter andare in lunetta, bonus ovviamente abbondantemente esaurito. Termina qui il match, 76-58, termina sul campo del Carisport con la quinta vittoria su 5 partite per i Tigers, che ringhiano insieme a Faenza in vetta alla classifica. Fulvio, quarta vittoria in 11 giorni non è poco, quarta vittoria ottenuta così con un punto di David Berkic e con i giovani in campo. Beh, io me la sognavo, se permette. Tanta roba, caro Fulvio, e con il supporto tecnico di Deris Sulivi, Massimo Framboas, Fulvio Castellucci, su 76-58 vi dà l'appuntamento a domenica prossima qui sulla pagina Facebook dei Tigers per la diretta Facebook da Desio.
alla ricerca della sesta vittoria consecutiva per i Tigers, che questa sera hanno calato il pocherissimo. Buonasera a tutti e a domenica prossima. I want it, can't have it. Oh, I can hardly stand it. Oh, what's a man?